prendiamo una funzione di tre variabili, per esempio z per seno di x quadro meno x. Ho già fare le derivate prime. Qua ne abbiamo tre, df di x. Oh, l'argomento, vabbè, lo scrivo, x, y, z uguale, qua c'è uguale, qua mi viene 2xz per coseno di x quadro. Devo derivare solo rispetto alla x, allora la derivata di seno è coseno per la derivata da x quadro meno x rispetto a x. Def di x, xyz, invece è meno z coseno x quadro meno x. Nuova derivata di seno che fa coseno per la derivata di squadra meno y rispetto a x che fa meno e la z è costante. Quindi f di z xyz uguale seno di squadra meno y. Adesso, se voglio scrivere la matrice hessiana, la matrice delle derivate seconde si chiama matrice hessiana. Allora, io non ho detto dov'è il dominio di questa funzione, qual è il dominio di questa funzione? Tutte le tre. E qua c'ho problemi a fare x quadro meno y? No. C'ho problemi a fare il seno di qualcosa? No. C'ho problemi a calcolare la z a fare il prodotto? No. Quindi dominio tutte le tre. Allora, questo qua è il gradiente. Questo qua è il gradiente di f per calcolare. Metto questo, questo e questo. Le tre componenti fanno i tre. Chi è la matrice hessiana? Qua la scrivo in generale. Hessiano. L'argomento lo metto solo qua perché sennò vediamo inutilmente cose semplici. Qua ci va la derivata seconda di f rispetto a x due volte. Qua ci va la derivata seconda di f prima rispetto a x, poi rispetto a y. No? Qua ci va la seconda di f prima rispetto a x, poi rispetto a z. Qua ci va la derivata seconda di f prima rispetto a x, poi rispetto a x. Qua ci va la derivata seconda di f rispetto a x, qua ci va la derivata seconda di f prima rispetto a x, poi rispetto a z. E così. Andiamo a scrivere la matrice hessiana in questo caso particolare. Uguale. Ma qua dobbiamo derivare di nuovo rispetto a x. Purtroppo questa viene con due pezzi, quindi mi viene 4x meno 4x quadro z seno di x quadro meno y, no? Più, lo scrivo qua sotto così non allargo troppo l'elemento della matrice, più 2z per coseno di x quadro meno x. Metto la griglia con le con i posti per scrivere derivate. Per qual motivo? Quando derivo rispetto a x, poi viene 2z coseno di x quadro meno x, poi mi viene l'altro pezzo. Viene 2xz per la derivata di questo, la derivata di questo è meno seno per 2x, quindi 2x e 2x fa 4x quadro con il meno davanti. Poi
qua dobbiamo derivare rispetto a y. Se deriviamo rispetto a y è facile, mi viene meno 2xz seno di x quadro meno y. Meno 2xz. Poi dobbiamo derivare rispetto a z. Rispetto a z, 2x coseno di x quadro. Poi qua dobbiamo derivare questa rispetto a x. Ma questa rispetto a x fa meno 2xz coseno di x quadro. Derivando rispetto a x viene meno viene, scusate, seno qua mi viene più e quindi ho sbagliato qualche cosa perché non mi viene il segno. Allora sì, perché qua stavo derivando rispetto a y, quindi la derivata di coseno è meno seno, però c'è anche la derivata di meno y che fa, quindi viene più. Ok? E quando derivo questa rispetto a y, cosa mi viene? 2xz è costante, poi mi viene meno seno di squadro meno y, e la derivata di questo rispetto a y che fa meno 1, quindi meno per meno viene più. Tra l'altro questo ci dice che queste derivate, se per qualche motivo sono complicate, un po' lunghe, può essere opportuno calcolare tutte e due, perché così se sono uguali è probabile che tu abbia fatto bene, se non sono uguali torni indietro e correggi, come ho fatto in questo caso. Quelle pure sono più difficili da controllare perché non hai due modi, non c'hai Schwarz qua, qua se ho sbagliato, se ho fatto un errore qua me lo tengo. Adesso devo derivare questa rispetto a y un'altra volta, la derivata di coseno è meno seno, che per la derivata di meno y che fa di x quadro meno y rispetto a y fa meno 1, fa più seno, quindi qua mi viene meno z seno di x quadro meno y. Lasciate perdere questo, la derivata di questo fa meno seno di squadro meno x per meno 1, quindi più seno di squadro meno x, poi moltiplicate per meno z. Poi derivate questa rispetto a z e viene meno coseno di squadro meno x. Adesso derivate questa rispetto a x, qua viene 2x coseno di squadro meno x. Coseno per la derivata interna. Poi la derivata rispetto a y fa meno coseno di x quadro meno y. La derivata di seno è coseno per la derivata di x quadro meno y rispetto a y che fa meno 1. E infine, quando derivo quello rispetto a z un'altra volta, quindi questa qui è la manifestazione. Siccome stiamo parlando di una funzione che è di classe C infinito, questa qua potrei continuare a derivare quante volte mi pare. La matrice hessiana, sicuramente essendo una funzione di classe C, deve venire simmetrica. Infatti questo qua, questo. Quindi se ero sicuro di aver fatto bene, potevo calcolare anche solo questo. Quindi invece di 9 ne devo calcolare 6. Poi queste tre le riscrivevo anche qua, anche qua e anche qua. Quindi ci avete due possibilità, o ne calcolate 6 e scrivete le altre 3, oppure calcolate tutte e 9 e verificate che quelle sono qua. Ok? È chiaro che se adesso volessi fare le derivate terze, le derivate terze dove le dovrei mettere? In un, si chiama tensore, cioè in un cubo di derivate. Come le prime in un vettore, le seconde in un matrice, le terze in un tensore tridimensionale. Ovviamente però noi non abbiamo a disposizione
Se dovessimo scrivere derivate terze non potremmo raffigurarle visivamente, ma dovremmo scrivere su un foglio di carta. Quando scrivere su un foglio di carta allora ci mettiamo tre indici, sarebbe un tensore a tre indici. Come la matrice da due indici, il vettore da un indice, là sarebbero tre indici. Ok? Oh, però quante sono le vere derivate terze diverse? Quante sono quelle derivate terze diverse? Beh, in quel cubo ci saranno anche lì cosa mi interessa? Mi interessa soltanto se la funzione di classe C3, anche lì varrà il teorema sull'inversione dell'ordine di derivazione, perché le derivate terze sono comunque derivate seconde di altre funzioni, quindi applicando Schwarz come derivate seconde alla fine verranno uguali se gli ordini di derivazione sono scambiati. Quindi quali sono le derivate terze di una funzione di tre variabili? Allora mi interessa, ci sono le derivate terze pure. Poi ci sono le derivate fatte due volte rispetto a una variabile. Allora guardate, noi le cose le mettiamo sempre in ordine alfabetico oppure in ordine di x, cominciando da x1 a sinistra e termina a destra. Quindi anche qua scriviamo x2 z. Ovviamente se uno dice ma devi prima due volte rispetto a x2 e poi rispetto a z, è la stessa cosa, sempre per Schwarz. Poi ci sarà derivata seconda di f dx qua, derivata seconda di f dx dy qua e z, poi la derivata seconda di f dx dz da qua, poi la derivata seconda di f d y da qua. Oh, e queste sono 6, vedete, derivo due volte rispetto a una delle tre variabili. E poi per derivare tre volte devo mettere un'altra variabile, quindi o derivo due volte rispetto a x e rispetto a y, o derivo una volta, due volte rispetto a x e rispetto a z, o se no due volte rispetto a y e rispetto a x, due volte rispetto a y e rispetto a z, due volte rispetto a z rispetto a x, due volte rispetto a z rispetto a y. E poi quante ne manca? Ne manca una sola, che è quella mista. Allora, scusate, queste sono tutte derivate terze e complessivamente ho derivato tre volte. Sopra l'ordine di derivazione si deve scrivere 3. Questo numero qua deve essere la somma delle derivazioni. Quando non c'è l'indice di derivazione è come se avessi derivato una volta. Ok, quindi qual è l'ultima derivata che mi manca? La derivata terza fatta una volta rispetto a ogni variabile. Allora, vediamo un po' se funziona. In totale mi sono venute 3, 6, 9, 1, 10 derivate diverse. Ok? Quante erano le derivate complessive? 3 per 3 per 3 devono essere 27. Quindi qua si comincia a vedere il vantaggio di Schwarz. Le derivate diverse sono 10, le derivate in totale sono 27. Allora però, dice, non è che mi sono perso qualcosa? Facciamo un controllo. Non mi sono perso niente, perché o derivo rispetto a un'unica variabile, allora sono 3, perché devo derivare tre volte. O derivo rispetto a due variabili, allora uno fa 2 e uno fa 1. O derivo una volta rispetto a ognuna delle tre variabili. Basta. Però, per fare un ulteriore controllo, soprattutto adesso che, come dire, sono i primi esercizi, uno può dire, in quanti modi diversi posso ottenere questa derivata qua? Secondo voi?
6, perché posso, quelle tre ordini di derivazione posso scambiarli 6 volte. Posso fare x, y, z, x, z, y. Sono le permutazioni di un insieme di oggetti. Quindi questa qua è una, ma vale per 6. Qua perché io posso fare y poi z z z y z z z y, cioè diventa la y dove la metto, quindi sono 3, quindi, e questo vale per ciascuna di queste 3, di queste 6 derivate, cioè quelle 6 derivate in cui derivo due volte rispetto a una variabile, una volta rispetto a un'altra variabile, ognuna vale per 3, cioè sono 3 derivate che sono uguali di quelle 27 che andrebbero messe nel cubo. Ok? Quindi 3 per 6 18 e 6 fa 24 e questo lo posso ottenere in un modo solo. Qua spazio non si applica perché posso ottenere solo derivando rispetto a x, rispetto a x, rispetto a x la prima, rispetto a y, rispetto a y, rispetto a y la seconda, rispetto a z, rispetto a z, rispetto a z la terza. Quindi 24 e 3 27 e funziona perfettamente perché la derivata da calcolare erano 27. Quindi noi avremo che questo numero nel tensore a 3 indici compare 6 volte, questi, o ciascuno di questi altri numeri compare 3 volte e questi numeri compaiono una volta sola lungo la diagonale. Certamente un tensore tridimensionale, il cubo di questa derivata è più difficile da raffigurare, ancora ci riusciremo perché siamo in R3, però chiaro, se poi voglio fare derivate quarte perdo ogni riferimento perché vado a finire R4, quindi mi rimane soltanto il riferimento con gli indici. Chiaro? Allora, certamente per denotare derivate di ordine alto sì, io posso usare questa notazione, no? Però non è una notazione eccezionale, cioè vabbè, io cosa faccio? Posso scrivere così, derivata di ordine n di x1 alla n1 di xn, chiamiamola m di x1 alla m1 di xn alla m1. Qual è la regola? Che m deve essere uguale a m1 uguale a m1. Quindi questa cosa, per esempio, se io scrivo la derivata di f in tre variabili fatta due volte rispetto a x, tre volte rispetto a y e due volte rispetto a z, chiaramente si tratta di una derivata semplice. Chiaro? Quindi questa è una prima notazione generale. Quando io scrivo così intendo dire la derivata di f, innanzitutto la funzione deve essere derivabile 7 volte, m volte, ma in particolare devo avere derivata m1 volte rispetto a x1, m2 volte rispetto a x2, mn volte rispetto a x1. Ok? Esempio. Ovviamente calcolare quante sono le derivate in generale, considerando anche le ripetizioni, diciamo le possibili scambi di ordine di derivazione, sono n alla m, le derivate di ordine m. Però quelle diverse è più difficile da calcolare perché qua bisognerà andare a calcolare tutte le possibilità. Per esempio questa qua, in quanti modi si può calcolare? Cioè quante sono le derivate? Qua è più complicato da fare, no? Perché io devo scegliere, innanzitutto devo scegliere da sette posti dove devo fare
da 7 posti, devo fare 7 fattoriali tra 2 fattoriali, 3 fattoriali, 2 fattoriali. Poi questo numero qua lo devo dividere a sua volta per 2 fattoriali per 7 posti, devo scegliere, e mi pare che sia questo 3 fattoriali, 2 fattoriali a 8, però mi sa tanto che vediamo un po'. Qua 7 per 5 su 2, quindi qua cosa mi viene? 7 fattoriale, 2 fattoriale, 5 fattoriale, 5 fattoriale, 2 fattoriale, 2 fattoriale, quindi effettivamente sì, così, però cioè devo scegliere i posti dove devo mettere la x, dove devo mettere la y e dove devo mettere la z, però poi devo di nuovo dividere, eh sì, no, basta, basta. Stavo facendo, dopo stavo continuando e stavo facendo un errore. Basta. Ok. Quindi questa qua sono, è 2 per 2 per 2 per 3 fattoriali che fa 6, quindi sono 2 per 2, 4 per 6, 24. Quindi 24 fine 4 fattoriali, quindi mi viene 5 per 6 per 7. Sono 210. Sono 210 derivati. Yes. Ah. Però mi sa che sono troppo. E vediamo un po'. Perché giustamente se io dovessi scegliere, per esempio, quella mista. Eh no, no, ma è giusto. Perché quella mista si fa in 7 fattoriali in modi diversi. Guardate che le derivate totali sono 3 alla 7. 3 alla quarta fa 81. Sono 81 per 27. Quindi sono più di 20.000. Chiaro? Più di 2.000. 1.187. Ok, aspettate un attimo, sì, e però no, no, allora non va bene, ho fatto qualcosa che non va, perché se metto, ah sì, ci vediamo. Ok. Sette, sette fa uno. Vabbè. Potrebbe essere. Ok, comunque sono tanti, non voglio, diciamo, entrare nel dettaglio di questi esercizi, però vediamo solo.
Ok, quello che mi interessa invece è, voglio vedere se, se esiste un'altra notazione per denotare questa derivata qua o questa derivata qua, più breve. Allora, l'altra notazione è questa. La scrivo così: D 2, 3. È un'abbreviazione che significa che devo derivare due volte, allora perché le variabili sono 3. Qua ci posso mettere pure l'argomento, normalmente che e sto derivando due volte rispetto al primo argomento, tre volte rispetto al secondo, due volte rispetto al terzo. Sempre per farsi, è inutile che specifichi l'ordine. Quindi la notazione che mi interessa è quella che si chiama con i multiindici. Cos'è un multiindice? Multiindice P è P1 Pn, dove P con I appartiene a n unito 0 per ogni i compreso tra 1 ed n. Allora, la derivata piesima di f non è altro che la derivata di f, adesso andiamo a vedere qua quando ci dobbiamo mettere come ordine, dx con 1 alla p1, dx con n alla pn. Qua ci mettiamo quello che si chiama il modulo di p. Chi è il modulo di p? È P1 più P2 più Pn. Beh, in effetti coincide con il modulo normale, perciò si chiama. Però è un caso particolare, la somma, insomma. Perché la somma? Perché tutte le componenti sono così, non negative. Non negative. Cioè io non posso derivare un numero negativo di volte, no? Quindi abbiamo questa cosa. Ok? Ok. Allora andiamo a fare le derivate quadriche. Supponiamo ancora che le variabili siano 3. Ovviamente dipende dal numero di variabili e dal numero di e dall'ordine di relazione. Allora, abbiamo una f di x, y, z. Le derivate quarte quante sono? Ce lo facciamo con 4 invece che con 7, poi insomma andando avanti chiaro che si capisce bene. Pure confusione con 5, 6, 7. Quante sono le derivate quadriche? In totale sono 3 alla quarta, che fa 81. Dobbiamo vedere quante sono quelle diverse. Ok? Allora, abbiamo per esempio derivate di 4, 0, 0 di f. Cioè, queste sono le derivate quarte pure. Di quante ce ne abbiamo di questo tipo? 3, e ognuna di queste 3 vale un nome, perché l'unico modo di farlo è solo 3. Sono 3 diverse e ognuno si può ottenere un nome. Poi ci sono le derivate del tipo 3, 1, 0. Quante ce ne sono di queste qua? Io dico che sono 6. E
Perché sono 6? Perché se vedete questi tre numeri sono diversi. Allora io devo scegliere dove mettere il 3, dove mettere l'1 e dove mettere lo 0. Allora per il 3 ho 3 possibilità, per l'1 ho 2 possibilità, per lo 0 non possibilità. Sono 3 per 2 per 1 sono 6. Però ognuna di queste quante, in quanti modi si può ottenere? Adesso io ho derivato 4 volte. Allora questo 1 io lo posso mettere prima delle altre 3, poi oppure possiamo, immaginiamo in questa era derivata terza rispetto a x e una volta rispetto a y. Allora posso derivare prima rispetto a y, oppure faccio una derivata rispetto a x, poi rispetto a y e poi tutte le altre derivate. Oppure posso, insomma, questo 1 lo posso mettere in mezzo. E quante sono le possibilità? Sono 4. Prima dei 3, dopo il primo, dopo il secondo e dopo il terzo. Dopo tutte e tre. Quindi sono 6 per 4. Sono 24. Poi ci sono derivata. Allora, qua il numero di massimo di volte in cui è derivato rispetto a una singola variabile è 3, è 4. Qua è 3 e qua ne rimane una sola. Poi ci sono quelle che, in cui derivo due volte al massimo. Quindi ci sono 2, 2, 0. Quante ce ne stanno qua? Le derivate sono solo 3, perché io devo scegliere soltanto la variabile rispetto a cui non devo derivare. Le altre due variabili derivo due volte rispetto a questo. Però quanti sono stavolta gli ordini di derivazione diversi? Allora per esempio supponiamo di derivare due volte rispetto a x e due volte rispetto a y. Io posso fare x, 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 y, no? Posso fare x, 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 x. Y, X, 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 X. Quindi posso fare anche X, Y, X, X. Quante sono queste qua?
anche queste sono 3. Io devo decidere qua dove derivare rispetto a quale variabile deriva il valore. Stavolta poi cosa devo fare però? Stavolta non valgono 6 ma valgono 12, perché io devo scegliere da 4 posti dove derivo, devo scegliere i 2 dove derivo rispetto a questa, e poi gli altri 2 posso, uno rispetto a una variabile e uno rispetto all'altra, posso, se scambio l'ordine cambia. Quindi sono 3 per 2. Fanno 36. Vediamo se torna. 36, 60, 78, 82. Quindi le variabili, le derivate di tipo diverso sono 3, 6, 9, 12, 15. Su 81 derivate quarte di una funzione di 3 variabili, le derivate diverse sono solo 15. Però è chiaro che crescono, eh? Allora, nel caso di 2, 3, 2, mi ha derivata settima, quante ce n'ho? Di derivate diverse, di derivate diverse ne ho 3, sempre per il discorso che devo scegliere soltanto quello rispetto, ma ognuna di queste quanto conta? E beh, stavolta devo scegliere dai 7 posti a disposizione per la derivazione, devo scegliere dove mettere 2, dove mettere 3, dove mettere 2. Ok? Quindi sarebbe 7 fattoriale fratto 2 fattoriale per 2 fattoriale per 2 fattoriale. Quindi come prima, abbiamo visto prima, viene 210. Quindi quella variabile che avevamo scritto lì, 210. Vediamo un po' se torna. Qua il numero dovrebbe essere 4211. Questo significa 4 fattoriale fratto 2 fattoriale per 1 fattoriale per 1 fattoriale. Allora, 24 fratto 2 fa 12 e si trova. Qua devo fare 4 fattoriale fratto 2 fattoriale per 2 fattoriale, che viene 4 sotto, 24 diviso 4 fa 6. Qua devo fare 4 fattoriale diviso 3 fattoriale per 1 fattoriale, 3 fattoriale fa 6, 24 diviso 6 fa 4, e qua 4 fattoriale fa 4 fattoriale fa 1. Quindi come vedete funziona. Questo tra l'altro vi può essere utile pure in probabilità, quando questo numero qua è il coefficiente di, quando io voglio scegliere i modi di ripartire, cioè i modi di ottenere K1, K2, Kn da un totale di elementi, questa si chiama distribuzione ipergeometrica. Ok? Quindi insomma, lo ritrovate in probabilità quando farete la distribuzione ipergeometrica. Ok, vabbè, a parte questi piccoli problemini di carattere combinatorio, abbiamo introdotto la cosa importante, torniamo qui, abbiamo introdotto questa notazione. Quindi per me un multiindice mi dice, multiindice con n componenti, che vuol dire? Vuol dire che la funzione aveva n variabili e le componenti del multiindice mi dicono quante volte sto derivando rispetto a ciascuna variabile. Ok? L'ordine di derivazione è il modulo del multiindice.
questa è una nozione fondamentale. Per quale motivo? Adesso ci sono rimasti 10 minuti, 11, vi faccio il trailer della di domani. Allora, qual è il trailer del passaggio seguente? Vi ricordate? Allora, siamo in RN, qua mi conviene mettermi direttamente in RN perché non c'è nessun senso ad avere due o tre variabili, perché addirittura la notazione è più semplice in RN che nel caso di N uguale a 2 uguale a 3. Allora, vi ricordate che se la funzione è differenziabile io posso scrivere che f di x è uguale, sempre se la funzione è c1, no? Posso scrivere f di x uguale a f di x con 0 più un pezzo del primo ordine. Chi è questo pezzo del primo ordine? Il gradiente di f in x con 0 scalare x in x con 0. Poi c'è o piccolo di norma di x con 0. Allora, il concetto è, se la funzione c1 è differenziabile, quindi vale questo. Questo che cos'è? È l'analogo della formula di Taylor del primo ordine per una variabile. Quindi è la formula di Taylor del primo ordine per la funzione di più variabile. Questa qua. E se la voglio scrivere al secondo ordine? Se la voglio scrivere al secondo ordine, cioè ovviamente ci vogliono più ipotesi, la funzione deve essere di classe c2 per esempio, ok? Che ci andrà qua? Ci andrà un mezzo h x con 0 moltiplicato x meno x con 0 scalare x meno più o p no x al quadrato. Ah, e chi è questa H, secondo voi? La matrice SA. Torna, allora ricordatevi che questa è una matrice N per N. Questo è un vettore N per 1, quindi questo qua N per 1 è un vettore, questo è un vettore, si può fare quello che si vuole. Questa qua esattamente, se questo lo chiamate V e questa la chiamate A, esattamente A V scalare V. Ma questo è A, dove A com'è? La recessione com'è fatta? Per farsi è simmetrica. Ah, e quindi, ma io questo l'abbiamo già incontrato. Quando l'abbiamo già incontrato? Quando dobbiamo andare a calcolare il valore delle matrici simmetriche, ricordate a VV. Allora, quindi dobbiamo rivisitare questo si chiama forma quadratica, l'applicazione a V associata a VV. Dobbiamo andare a rivisitare questo discorso, perché? Perché questo a VV, allora A è una matrice simmetrica con autovalori, gli autovalori della matrice simmetrica sono re. Allora, gli autovalori sono lambda 1 minore uguale lambda 2 minore uguale lambda n. Cioè, se ricordiamo la loro molteplicità, gli autovalori sono esattamente n. Allora, AVV, allora, questo lo chiamiamo lambda piccolo, più piccolo, questo lo chiamiamo lambda grande, più grande. Allora, che succederà ad AVV? AVV sarà compreso sempre
tra lambda piccola, norma di Q quadro, e lambda grande, norma di Q. E ci sono, se ci metto l'autovettore relativo all'autovettore più piccolo, qua mi viene l'uguaglianza a sinistra, se ci metto un autovettore relativo all'autovettore più grande, mi viene l'uguaglianza a sinistra. Allora, che cosa succede? Se io vado a riesaminare questa uguaglianza come la posso scrivere? La posso scrivere così. Questo è l'incremento della funzione. C'è un pezzo del primo ordine, un pezzo del secondo ordine, che è questo, e un pezzo di ordine superiore. Allora, se io voglio avere un punto di minimo locale o di massimo locale, questo pezzo deve fare 0, perché? Allora, questo pezzo non conta niente rispetto a questo, questo è il pezzo principale. Se questo non fa 0, vi ricordate? Gradiente, se il gradiente non è nullo, il gradiente mi dice che da questa parte salgo e quindi dalla parte opposta scendo. Allora questo qua come fa a essere un minimo o un massimo? Di qua salgo, di qua mi sposto, di qua la funzione sale, mi sposto di là la funzione scende. Il gradiente nel dominio indica la direzione dove la funzione sale più velocemente. Questo l'abbiamo già visto. Vi ricordate che quando facevo le curve di livello, quando c'è il massimo e il minimo, la curva di livello si riduce a un punto? Almeno per i polinomi di secondo grado era così, ma era così anche in generale. Chiaro? Però, quindi questa qua è una condizione, cioè avere il gradiente uguale a zero, vedremo, domani lo dimostriamo per bene, che è una condizione necessaria per avere un punto di massimo e di minimo locale. È sufficiente? No, perché se vi ricordate il punto sella, dove le curve di livello si incrociano, che succedeva nel punto sella? Succedeva che il gradiente era nullo, però la funzione di qua saliva e di là scendeva, quindi non era un punto. Ma attenzione però, perché? E adesso si capisce meglio perché. Allora, gradiente uguale a 0 ci dice che il termine del primo ordine è uguale a 0. Poi questi termini qua, questo termine qua del secondo ordine, poi ci sono quelli del terzo ordine che contano ancora meno di questo. Quindi, dopo tolto il primo ordine, quello che conta è questo. Quindi se questo qua non c'è, il segno dell'incremento dipende soltanto dal termine del secondo ordine. Il termine del secondo ordine si dice quadratico, perché va con un norma di Q. Però come va con un norma di Q al quadrato? Compreso tra questo e questo. Allora, quando è che sono sicuro del segno di questo termine? Per esempio, se il più piccolo autovalore è positivo, cosa posso dire? Questo è positivo, questo è positivo e questa maggiore ragione è positiva. Che vuol dire? Allora, che vuol dire se il gradiente è nullo e il più piccolo autovalore dell'esterno è positivo? Che l'incremento è positivo in qualunque direzione mi muova. Quindi di che si tratta? Di un minimo. L'incremento è positivo, minimo. Quindi una condizione sufficiente per avere un punto di minimo locale è gradiente nullo e tutti gli autovalori positivi, cioè il più piccolo positivo, tutti positivi alla stessa cosa. Se invece il più grande è negativo, che succederà? Che l'incremento sarà sempre negativo. Quindi se il gradiente è nullo e il più grande è negativo, cioè tutti gli autovalori sono negativi, è un massimo locale. E se alcuni autovalori, se i autovalori cambiano segno? Mi sposto in una certa direzione e ottengo questo, e mi sposto nell'altra direzione e ottengo questo. Cioè esattamente il punto sella. Quindi se gli autovalori cambiano segno, quello non è né massimo né minimo, che da una parte fa così e dall'altra parte fa così. E se il più piccolo autovalore è 0, boh, nel senso, o è un minimo perché gli incrementi sono tutti
positivi al secondo ordine, oppure non lo sappiamo perché siccome in una direzione l'incremento è 0 al secondo ordine, potrebbero andare a intervenire gli incrementi di ordine, gli aggiustamenti di ordine superiore, i termini di ordine superiore. Quindi condizione necessaria affinché un punto sia di massimo e di minimo è che il gradiente sia nullo. Chiameremo questi punti stazionari. Cioè, condizione necessaria affinché un punto sia di massimo e di minimo interno è che il punto sia stazionario. Se non è stazionario, la funzione là c'è un bel piano tangente inclinato da una parte sale e da una parte scende. Una volta che il punto è stazionario, se tutti gli autovalori sono positivi è minimo, se tutti gli autovalori sono negativi è massimo, se sono un po' positivi e un po' negativi è un punto 0, non è massimo, non è minimo, se sono tutti positivi e qualcuno è nullo, potrebbe essere un minimo, ma non siamo sicuri, perché dovremmo andare a vedere ancora i termini di ordine superiore. Chiaro? Va bene, questo qua domani lo riprendiamo, lo dimostriamo e poi facciamo la formula di Taylor. Adesso l'ultima cosa che voglio dire, come 3, e se vogliamo fare quella di grado 3, di ordine 3, dovremmo usare il tensore di ordine 3. Chi lo scrive il tensore di ordine 3? No, si fa usando, allora prima scriviamo questa usando questa notazione e poi usando quell'altra notazione possiamo scrivere quella di ordine qualunque, tra l'altro assomiglia abbastanza a quella delle funzioni di una variabile. Questo lo vediamo.